L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Come sempre vediamo alcune delle notizie di cui ci occuperemo in questa edizione di inizio settimana. Innanzitutto la notizia di cronaca giudiziaria che ha scosso da questa mattina tutte le fonti di informazione tra Napoli e le isole di Ischia e Capri, con dei riflessi negativi anche sull'immagine della nostra isola. Arrestati ai domiciliari un noto commercialista napoletano, ma anche tre imprenditori. Tra i sequestri anche il maschio, una parte esigua del castello Aragonese. Ed è scoppiata sul web la polemica, corsi ai ripari con delle comunicazioni sia i proprietari dell'altra parte del castello, i Mattera, che il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, ribadendo il castello è aperto. La cronaca ancora con i carabinieri che hanno arrestato un ucraino che ha tentato di uccidere un clochard che era ricoverato in un albergo abbandonato sull'isola di Ischia. E poi i rifiuti, controlli allo Stelvio di Giuliano per gli automezzi, i compattatori di tutte le aziende, anche quelle isolane, che sono in coda all'esterno dell'impianto di Giuliano. A Procida c'è molto traffico, ascolteremo cosa ne pensa l'ingegnere Franco Cerase, che dice assolutamente bisogna chiudere completamente l'isola al movimento dei mezzi a due e quattro ruote. Questa è la settimana della 17ª edizione dell'Ischia Global Film and Music Fest. Oggi l'intervista all'albergo della Regina Isabella al regista Marco Bellocchio. E ieri sera a Casa Micciola, cani in passerella. 84 cani di ogni razza e dimensione hanno sfilato per potersi contendere alcune delle categorie principali: la bellezza, il taglio, il portamento e tant'altro ancora. Di questo e di altro ci occuperemo come sempre tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. L'Hotel Solemar apre agli ischitani e a tutti coloro che vivono sull'isola d'Ischia. Scopri l'Hotel Solemar e vivrai momenti unici di benessere, relax e di grandi emozioni. Per la cura del tuo corpo, scegli il nostro attrezzatissimo centro benessere, la sauna, il bagno turco, le nostre terme, le attenzioni del nostro personale altamente qualificato ed inoltre piscine, solarium, palestra. E per i più romantici, l'Hotel Solemar organizza presso il suo elegante ristorante cene a tema con serate danzanti. L'Hotel Solemar ti aspetta anche per piccole cerimonie ed eventi. Per informazioni telefona al numero 081 99 18 22 o invia mail a info@hotelsolemar.it. L'Hotel Solemar apre a tutti un mondo di emozioni e benessere. L'isola in festa. Ogni settimana da giugno a settembre a Casa Micciola, Ischia Ponte e Ischia Centro. Cultura, tradizione, musica dal vivo, gastronomia e shopping ti aspettano dalle 20 alle 24. Il mercoledì a Casa Micciola Terme, il venerdì al borgo di Ischia Ponte, la domenica ad Ischia Centro. L'iniziativa è stata organizzata dall'ICOM in collaborazione con commercianti ed albergatori e con il patrocinio dei comuni di Ischia e Casa Micciola Terme. Casa Micciola in festa, il borgo in festa, Ischia in festa, da giugno a settembre. Il mercoledì, il venerdì e la domenica dalle 20 alle 24. Food, music e shopping. Il fascino di un'atmosfera unica. Solo dal caseificio Ciro De Martino Ischia Gourmet trovi la vera mozzarella di bufala ischitana, un prodotto realizzato nel nostro caseificio a Piedimonte Barano. Solo con latte di alta qualità proveniente dai pascoli dell'area del Cilento. E cogli le nostre straordinarie offerte di luglio. 500 g di bocconcini, 200 g di prosciutto cotto, 200 g di mortadella, 200 g di fesa di tacchino, 200 g di salame a soli 9,99 €. Oppure 1 kg di mozzarella De Martino, 250 g di prosciutto crudo dolce, 250 g di ricotta De Martino a soli 13,99 €. Ed inoltre tante altre offerte super convenienti ed una vastissima offerta di salumi, pasta fresca e vini. Siamo aperti anche la domenica fino alle 14 a Piedimonte Barano, caseificio Ciro De Martino Ischia Gourmet, per la tua spesa buona e conveniente. Trattati da re, ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da re.
scelta la raspata, porta nel tuo locale ghiaccio purificato ad uso alimentare. Sciogli ogni dubbio sul ghiaccio che bevi. Scegli un prodotto microbiologicamente puro, in odore e in sapore. Ghiaccio secco a pellets, cubetti troncotronici, ghiaccio a blocco per ristoranti e bar, ma anche per barche, campeggi, party e catering. Per un brivido di piacere, se cerchi la qualità purificata, sotto sotto troverai la professionalità firmata La Raspata. La Raspata, gli uomini del freddo, sempre al tuo fianco. Clicca sul nuovo sito www.laraspata.it. Vai, Renato! Il sistema Gelurbini, la finanza effettua sequestri ed arresti illustri. Il noto commercialista napoletano avrebbe pilotato lo svuotamento di alcune società poi fallite. Agli arresti domiciliari, oltre Gelurbini, gli imprenditori da Bundo, Petrillo e Truda. In carcere due finanzieri corrotti. Sequestrato il maschio del Castello Aragonese. E sul web scoppia la polemica. Il castello è aperto, sottolineano i Mattera ed il sindaco Enzo Ferrandino. Arrestato 36enne ucraino, tenta di uccidere Clochard. I carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio Vadim Selesnov, accusato di aver aggredito con un bastone un quarantenne all'interno di una struttura abbandonata, riducendolo in fin di vita. Rifiuti, controlli allo stir di Giuliano, sequestrato camion dell'AMCA, controlli straordinari di polizia locale d'Arpac ai mezzi in sosta all'esterno dell'impianto. Uno scarrabile dell'azienda rifiuti di Casamicciola sarebbe stato sequestrato, controllati tutti gli altri compattatori. Procida soffre di traffico, Cerase stoppa i motori sull'intera isola, l'ingegnere procidano è drastico, l'isola è piccola, le distanze sono brevi, i provvedimenti antitraffico si sono rivelati inutili. All'Ischia Global Film Festival è il giorno di Marco Bellocchio, il regista piacentino ha incontrato i giornalisti nella Sala Azzurra della Regina Isabella. Obiettivo, il cinema italiano di oggi e di domani. Casamicciola, cani in passerella, la carica degli 84 in Piazza Marina. Ieri sera la sfilata di amici a quattro zampe di ogni ordine di grandezza e razza. Entusiasti, il parroco Don Gino Ballirano ed il sindaco Castagna. E dopo il TG, a bordo campo, estate. Benvenuti al consueto appuntamento con informazione di Teleischia di inizio settimana. Dunque, la cronaca giudiziaria. Giornata di oggi con un clamoroso blitz, due finanzieri in carcere, il noto commercialista napoletano Alessandro Gelurbini e tre imprenditori, l'ischitano Nicola D'Abbundo, ex armatore, Alfonso Petrillo e Francesco Truda ai domiciliari. E il bilancio dell'indagine della Procura di Napoli Nord e della Guardia di Finanza di Napoli sulle operazioni poco chiare di una serie di società intestate ai tre imprenditori che sarebbero state pilotate con la regia del 77enne commercialista Gelurbini. A finire sotto la lente di ingrandimento delle fiamme gialle le società Work Company e Dafin, riconducibili ad Abbundo, Italluce a Petrillo, Samir a Truda. Gli amministratori sono accusati di aver, con operazioni fittizie, svuotato dei beni le società sottoposte a procedura di fallimento per favorire le persone fisiche. I finanzieri hanno sequestrato immobili di lusso per 40 milioni di euro, riconducibili agli indagati, tra cui il maschio del Castello Aragonese di Ischia, una struttura da oltre 30 anni chiusa alle visite e in attesa di ristrutturazione, ed anche un altro stabile a Capri. Nel dispositivo, composto da ben
350 pagine, figurano anche due finanzieri in servizio a Napoli, arrestati con l'accusa di corruzione per aver intascato una tangente da 4.000 euro da Gelormini affinché alterassero il contenuto di un verbale redatto all'esito di un controllo incrociato a carico di una società il cui titolare era cliente del commercialista. Sembra inoltre che parte della tangente non sia stata mai versata dal commercialista ai finanzieri, ma sia stata intascata dallo stesso. L'avvocato Tuccillo, difensore di Nicola D'Abbundo, è riuscito intanto ad ottenere la fissazione dell'interrogatorio del suo assistito già per mercoledì mattina dinanzi al GIP Barbara del Pizzo e nel contempo si dice fiducioso sul lavoro della magistratura. Il mio assistito dice confida che emerga l'intera verità. E la famiglia Mattera, proprietaria di una parte consistente del Castello Aragonese, aperta al pubblico da circa 40 anni ed articolata anche in una serie di attività ricettive e ristorative, specifica in una nota di non essere assolutamente coinvolta dal sequestro e che pertanto il bene resta assolutamente visitabile e come sempre aperto al pubblico nei consueti orari di visita. Il Castello Aragonese è icona e patrimonio di Ischia e dell'intera isola, lo sottolinea il sindaco Enzo Ferrandino. Nessun sequestro ha riguardato l'ampia e bellissima zona visitabile che la famiglia Mattera, a cui siamo profondamente grati, gestisce con passione ed attenzione. Come sindaco di Ischia non posso non esprimere dissenso per la superficialità con cui alcuni mezzi di informazione hanno trattato la vicenda in queste ore, instillando nella pubblica opinione il sospetto che fosse stato posto sotto sequestro l'intero castello. Rinnovo, dice Ferrandino, l'invito ai nostri ospiti di non farsi mancare nella nostra permanenza sull'isola la visita di una delle principali attrazioni di Ischia. Ancora cronaca, i carabinieri della stazione di Casamicciola Terme insieme a quelli dell'aliquota radiomobile di Ischia hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio il 36enne di origine ucraina Vadim Selesnov, già noto alle forze dell'ordine. Qualche ora prima, un quarantenne di Forio senza fissa dimora era stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Lacquameno. Riportava traumi e ferite al cranio e secondo i medici era stato colpito con un oggetto contundente. Considerata la gravità delle lesioni riportate, gli stessi medici hanno allertato i carabinieri che hanno raccolto una prima testimonianza della vittima. Nonostante le ferite, era cosciente ed è stato in grado di fornire il nome dell'aggressore, Vadim Selesnov. I militari si sono messi sulle sue tracce e dopo qualche ora lo hanno rintracciato ed arrestato all'Acquameno. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha raggiunto il quarantenne in un hotel abbandonato dell'isola, lì dove si era ricavato un rifugio per la notte. Ha recuperato un bastone, l'ha colpito più volte alla testa mentre dormiva ed è andato via. A trovare il corpo in fin di vita del quarantenne e a chiamare quindi i soccorsi un'altra persona che comunque aveva adottato anche egli quell'hotel come ricovero di fortuna. Il quarantenne trasportato all'ospedale di Pozzuoli e poi ricoverato in prognosi riservata. Selesnov, dopo l'udienza di convalida, è stato tradotto al carcere di Poggioreale. Ancora da chiarire il movente del gesto. Questa mattina controlli straordinari da parte della polizia locale di Giugliano e dell'ARPAC ai canoni della nettezza urbana in coda allo STIR della città campana. Sotto la lente di ingrandimento è finito il percolato che scende dai mezzi in sosta. Per il momento, da quanto abbiamo appreso, i controlli sui mezzi isolani avrebbero riguardato un camion proveniente dal comune di Casamicciola. Uno scarrabile con pressa dell'AMCA sarebbe stato sequestrato e lo stesso provvedimento riguarderà tutti i mezzi che mostreranno delle perdite di percolato particolarmente abbondanti. E sulla emergenza rifiuti in Campania e sulla situazione di crisi generata dalle condizioni degli STIR di Giugliano e Caivano interviene il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli. Col caldo estivo il problema è centuplicato, siamo comunque lontani dal realizzare il concetto che i rifiuti possono diventare ricchezza. Oltre ad educare i residenti a un corretto conferimento della spazzatura, riteniamo indispensabile rispetto ad una situazione preoccupante la realizzazione di nuovi siti a partire da quelli di compostaggio. L'isola di Procida dovrebbe essere completamente chiusa alle automobili, ne è convinto l'ingegnere procidano Franco Cerase che dice tutte le limitazioni al traffico fin qui che si sono susseguite hanno dimostrato ampiamente la loro inutilità. Sentiamo. Con l'ingegnere Franco Cerase qui a Procida per parlare di traffico e per parlare di un'idea finanche rivoluzionaria.
Nel senso che io oggettivamente suppongo che Procida possa fare tranquillamente a meno del traffico, le distanze da percorrere sono brevi. In effetti, se andiamo a vedere, si mette più tempo a spostarsi in automobile che non a piedi. Perché bisogna cercare il parcheggio, magari? Ma per tanti motivi, innanzitutto perché la ristrettezza delle strade impone dei giri molto più lunghi di quelle che sono le distanze, in linea d'aria. Poi perché bisogna trovare il parcheggio, perché i parcheggi non si trovano, insomma, se vogliamo, diciamo, è più lento lo spostamento in automobile con un mezzo meccanico che non con un diverso sistema, una pedonalità. Anche perché è un discorso di attualità, perché come tutte le estati, anche quest'estate sono scattati i divieti di circolazione con le varie finestre, però la soluzione che propone l'ingegner Cerase è quella di creare una vera e propria isola pedonale. Io credo che le disposizioni che sono in vigore da circa 20 anni, con piccole variazioni eccetera, abbiano già dimostrato l'inutilità della riduzione del fenomeno, quindi andrebbero scartate, ma principalmente impediscono una visione pedonale dell'isola, né una fruizione più consona alle circostanze, perché praticamente nel momento in cui un sindaco mette un blocco di 3 ore di circolazione non ci potranno mai essere i mezzi pubblici sufficienti. Se invece noi affrontiamo il discorso dicendo approccio, non si circola, il servizio pubblico, i tassi si adeguano, offrono maggiori, e quindi praticamente il paese diventa adeguato alle circostanze. Invece oggi, durante le ore di divieto, diventa un deserto, perché nessuno esce e qualcuno addirittura dice, il sindaco ci ha dato il, come si dice, la libertà controllata. La politica Procida, il dottor Generoso Cibelli sarà il referente per la sanità di Procida per il partito di Fratelli d'Italia. La notizia è giunta al diretto interessato dal dirigente nazionale del partito, Carmela Rescigno. E torna a parlare l'ex assessore procidano Giuseppe Giaquinto a proposito di mare, definendo il regno di Nettuno come una grande occasione mancata. In questi anni, dice Giaquinto, nulla si è fatto per regolamentare l'invasione che fa male al turismo e all'ambiente. Intorno alla nostra isola, il sabato e la domenica, una quantità esagerata di natanti di ogni tipo e dimensione stazionano praticamente con la prua di uno attaccata alla poppa di un altro. È la dimostrazione di quanto il regno di Nettuno e l'area marina protetta rappresenti per Procida l'ennesima occasione mancata, o valga soltanto per limitare o multare pescatori e diportisti procidani. Si riunirà domani, martedì, alle ore 18, in seconda convocazione, il Consiglio Comunale di Ischia. All'ordine del giorno la proposta di deliberazione per la modifica del regolamento del servizio taxi per quanto riguarda modalità e tariffe e la proroga della convenzione di segreteria tra i comuni di Varano ed Ischia. È stato approvato il piano antincendio boschivo 2019 della Regione Campania, che prevede il pieno coinvolgimento delle associazioni di volontariato. Sono già stati erogati i fondi per avviare l'attività dell'antincendio. Le risorse riguarderanno tutte le attività, gli enti delegati e le associazioni di volontariato di protezione civile. Ed il sindaco metropolitano Luigi De Magistris ha approvato una delibera per la realizzazione del progetto Chiese Aperte. Il progetto è mirato a potenziare l'offerta culturale e turistica del territorio ed è finalizzata ad incrementare e qualificare ulteriormente la fruizione dei beni culturali ecclesiastici attraverso l'apertura delle chiese in orari prolungati rispetto a quelli liturgici ed attraverso lo svolgimento di eventi culturali rivolti sia ad una platea dedicata sia ad un flusso di visitatori più ampio. E la città metropolitana ha la necessità di reperire palestre e spazi da adibire ad attività ginnica per gli alunni delle scuole presenti sul territorio provinciale che occupano immobili privi di palestre. Tra queste scuole figurano le due sedi del liceo Ischia, quello presso il polifunzionale e quella di Lacquameno, che non dispongono quindi di palestre interne. Ieri è partita la 17ª edizione dell'Ischia Global Film Music Festival, oggi pomeriggio nella Sala Azzurra dell'Hotel della Regina Isabella d'Acquameno, conferenza stampa per Marco Bellocchio, autore del film Il Traditore, sulla vita di Tommaso Buscetta. Sentiamo. Qui proprio in questo hotel sono venuto almeno 2 o 3 volte perché c'era il premio Rizzoli, ricordo proprio per Salto nel Vuoto lo vinsi insieme
al produttore Silvio Clementelli, poi andò finalista in altri anni, quindi poi sono venuto anche una volta anche in vacanza, insomma. E poi al premio Visconti, ma è una cosa bellissima, chiaramente. Poi tra l'altro ho avuto il privilegio di venire con un motoscafo da Napoli direttamente qui, bellissima, insomma. Si è parlato di tanti temi nella conferenza stampa, per quello che riguarda i soggetti, grande successo stanno trovando i soggetti che fanno riferimento, che portano poi alla nascita di film biografici, di opere che parlano della vita di personaggi realmente accaduti, vengono proposti con grande insistenza, perché si vuole valorizzare la storia o perché di storie, diciamo, originali, concepite da autori di cinema ce n'è poche? Beh, è chiaro che vengono proposte biografie di personaggi non troppo grigi, ma direi piuttosto avventurosi, che però in qualche modo condensano nella loro biografia anche fatti italiani di enorme importanza, come nel caso di Buscetta. Che poi questo sia diffuso, sì, è vero, ma la produzione è sempre a caccia di nuovi soggetti, di nuove storie, e quindi partire da biografie, però come al solito, a prescindere, ci sono biografie particolarmente cinematografiche e altre invece che non lo sono. C'è bisogno forse dei chiaroscuri della vita vera? Sì, è chiaro poi che se tu fai una storia che non sia che sia attraente, non noiosa, e devi in qualche modo scoprire nei personaggi anche una serie di risvolti della loro vita personale, dei loro rapporti personali, come nel caso del traditore, i figli, la moglie, la passione per il canto, questo. Quindi devi in qualche modo inventare sulla realtà, è un po' questa la sfida di questo tipo di film. Ecco. Una battuta sul suo prossimo personaggio, che appunto per seguire questo filone delle biografie sarà Aldo Moro. No, non solo lui, Aldo Moro e tutta una serie di altri personaggi che sono stati protagonisti della sua tragedia, ma non solo i celebri, ma anche i minori, storicamente minori, che però sono magari in un film estremamente importanti, i familiari, gli amici, coloro che nessuno conosce, però che sono state importantissime in questo tipo di storie. È stato un successo inaspettato la prima edizione di Cani in Passerella, la sfilata organizzata nell'ambito dei festeggiamenti di Santa Maria Maddalena, che si è svolta ieri sera in Piazza Marina a Casapicciola. Vediamo il servizio. È stata una bella iniziativa, anche perché questo penso che è la prima edizione in assoluto su tutta l'isola, quindi credo che è una novità veramente bella. Lately I've been thinking I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're aflame in the wind, not the fire that we begun. Ma a chi è venuta questa brillante e anche un po' bizzarra idea? Un primo momento era venuto a me, però l'ha adottata Don Gino, il parroco, nell'ambito dei festeggiamenti della Santa Patrona. L'ambiente, la natura, gli animali, come diceva San Francesco, no? Che dobbiamo, sono esseri umani, fanno parte della vita nostra, e allora rientra in quello che è la cultura, non solo del verde, ma della natura in genere e di tutti i componenti della natura, soprattutto gli animali. We ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made.
then only for a minute. I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. L'ABC sicuramente non è solamente, per quanto riguarda il mio pensiero, mettere una ciotola a terra dell'acqua, del mangiare, ma è anche valutare molto l'aspetto psicologico e psicofisico di ogni cane. Quante volte esce al giorno, quante volte il cane impara e interagisce con i proprietari. Questo per me è l'ABC del cane. Quando ci sono queste cose, abbiamo a che fare con cani felici ed equilibrati. È tuo questo? Sì, questo è mio. Ce n'è anche un'altra, la femminuccia che è in giro. Come si chiama? Lui si chiama Angel. Invece la femminuccia? Iside. Da quanto tempo ce li hai? Uno ce l'ho da, questo qui da 8 anni, e la femminuccia da 5 anni. Gino, come vi è venuta questa brillante idea di fare questo popò di ben di Dio qui in mezzo stasera? Beh, secondo me prima di tutto perché i cani, come si dice, sono tra i migliori amici degli uomini, e quindi anche diciamo per dare uno spazio a loro durante la festa, ma soprattutto alle persone. Fino a settembre a Procida sarà aperta la mostra L'Oro di Procida, a cura della omonima associazione. Vediamoci il servizio. È una mostra che ha lo stesso nome dell'associazione che abbiamo costituito, che si chiama L'Oro del Mare, e che ha come scopo societario il fatto di difendere le testimonianze materiali della storia di Procida. Ho dato vita a questa associazione insieme a Lena Costagliola di Polidoro, ultima ricamatrice dell'oro, e con cui ho collaborato per una decina d'anni per il recupero del costume procidano. Adesso c'è anche Gerardina Lubrano Lavadera e tanti altri soci, artisti e artigiani che hanno dato vita a questo raggruppamento. Per mettere su questa mostra noi abbiamo chiesto finanziamenti ai privati e anche aiuti nel senso di oggetti prestati, privati ma anche istituzioni, perché noi abbiamo il Museo Civico che ci ha prestato ad esempio il vaso di Vivara, abbiamo il Museo Civico che peraltro non è ancora aperto ma lo sarà. Poi abbiamo l'Università Suor Orsola, abbiamo l'Università di Rochester degli Stati Uniti, abbiamo l'Associazione Alamari, che è l'Associazione dei Marittimi Italiani, più tante piccole aziende procidane. La cosa bella e commovente è che ci hanno aiutato sulla base di nulla, perché noi non avevamo nulla, e quindi grazie a questo aiuto siamo riusciti a mettere insieme la cosa, e adesso tutti quelli che vengono a vedere questa mostra, che poi anche attraverso un video molto bello racconta velocissimamente la storia di Procida, stupendo gli stessi procidani perché ci sono tante notizie inedite, questa cosa qua sta incoraggiando altri collezionisti a dare le loro cose che prima conservavano gelosamente, perché è chiaro che sono tutti disposti a collaborare quando vedono la cura che ci abbiamo messo. Grande lavoro di recupero di costumi originali, ne vediamo qualcuno qui in sala, e poi addirittura è stato foggiato un costume procidano partendo da zero, addirittura dai tessuti. Sì, questo è successo 10 anni fa, che su un mio progetto, lì ho conosciuto Lena, che è diventata, oltre a condividere la stessa passione, una grande amica, e abbiamo persuaso il comune di Procida a investire su questo, e abbiamo realizzato un prototipo perfetto, per cui sulla base della nostra dimostrazione che era possibile riprodurre perfettamente il costume settecentesco. E questo grazie anche un po' alla mia trentennale esperienza di costumista e studiosa di costume, molte famiglie hanno deciso di dotarsene, e quindi le artigiane hanno avuto molto lavoro per rifare costumi nuovi, identici agli antichi,
che significa cucire punto per punto, oltre al ricamo in oro, che è un'impresa ormai folle, tanto è vero che nessuno lo fa più. Vogliamo però dare le coordinate per chi volesse vederla dal vivo, questa mostra? La mostra attualmente quindi è aperta luglio e agosto dalle 19 alle 23, tutti i giorni escluso il lunedì. In via Vittorio Emanuele 5. Via Vittorio Emanuele 5, proprio il cuore di Procida. E passiamo alla pagina sportiva, novità importanti nel mondo del calcio a 5, visto che sembra che la Virtus Libera sia ormai prossima all'annuncio del tesseramento di Raffaele Cuomo. Il giocatore classe 97 nelle ultime due stagioni al Barano avrebbe deciso di tentare l'avventura nella disciplina del calcio a 5, convinto dalle lusinghe della società foriana. Da quanto trapela, il direttore generale della Virtus Libera, Giuseppe Caruso, avrebbe già iniziato le pratiche per il suo tesseramento. L'Ischia Judo nei giorni 19, 20 e 21 luglio effettuerà il secondo stage presso il Palazzetto dello Sport Federica Taglialatela di Ischia con la speciale direzione tecnica del maestro Giovanni Maddaloni, il campione olimpico oro a Sydney Pino Maddaloni e Marco Maddaloni. All'evento parteciperanno atleti provenienti da tutta la penisola e gruppi sportivi militari. Ed ora come sempre spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, nubi irregolari con acquazzoni intermittenti. Comunque, come si vede, non promette nulla di buono, addirittura temperature in calo, ci sarebbe anche un'allerta meteo gialla, ma di questo vi racconteremo nella prossima edizione. Vi lascio quindi alla puntata di questa settimana di A Bordo Campo Estate e noi ci rivediamo alle 14. Arrivederci.